Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Il Premier Giuseppe Conte in visita questa mattina a Teramo per il terzo forum internazionale del Gran Sasso, dal titolo Investire per costruire, ha ribadito la centralità delle nuove generazioni. Sul fronte vertenze per il lavoro presenti oltre 100 operai della Betafence di Tortoreto che hanno chiesto chiarezza sul proprio futuro. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Un'iniziativa lodevole da portare avanti poiché è diretta ai giovani. Sono state le prime parole del Premier Giuseppe Conte che ha partecipato a Teramo alla chiusura del terzo forum del Gran Sasso. A fare gli onori di casa il Vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi, il Rettore Mastrocola e il Governatore Marsilio. Sono qui, sono stato anche l'anno scorso, quindi c'è anche il Ministro Manfredi, quindi il Governo vuole dare un segno importante, vuole dare un segno importante perché dobbiamo investire di più nell'università, nella ricerca. Dobbiamo investire nel capitale umano, dobbiamo investire nei nostri giovani, mi fa piacere anche che ci siano i premi poi per i giovani, quindi è un segnale importante che stiamo dando. I giovani devono avere la nostra fiducia e ricordiamoci sempre, dico io, che questo programma che adesso siamo sollecitati, spinti a fare con tutta la forza, la tenacia, la caparbietà della comunità nazionale, è un programma che nasce da risorse finanziarie europee, che si inquadra in un programma che si chiama La prossima generazione dell'Unione Europea, Next Generation EU. È un programma rivolto ai giovani, dobbiamo lavorare per loro. Ad attendere Conte anche 100 lavoratori della Betafence. Il loro destino è segnato, ma sperano che lo Stato possa intervenire. Quello che chiediamo a Conte è un impegno diretto sulla vertenza, perché comunque la vertenza è una ricaduta per le 150 famiglie dei lavoratori Betafence, ma anche per il territorio. Vorremmo questo impegno e vorremmo che lui si impegnasse affinché finalmente ci metta la faccia sulla vertenza Marco De Benedetti, che è il responsabile italiano di Carlyle, il fondo di investimento proprietario di Betafence, che fino ad oggi è stato latitante, ha secondato le scelte del management industriale, ma non ha mai in qualche modo in prima persona detto perché ha deciso una speculazione finanziaria sulle spalle di queste persone. Con il presidente Conte abbiamo riscontrato anche oggi piena sintonia sui grandi temi della ricostruzione e i provvedimenti recenti del governo ne costituiscono riprova. Abbiamo infatti rinnovato piena condivisione degli obiettivi e degli strumenti per realizzarli. Così all'ANSA il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini, dopo gli incontri che il Premier ha avuto sulla ricostruzione a margine del terzo forum del Gran Sasso a Teramo. Dopo i notevoli cambiamenti che abbiamo prodotto sulla semplificazione, ci attendiamo ulteriori passi dalla conversione del decreto di agosto che questa notte è stato licenziato in commissione e domani approderà nell'aula del Senato, soprattutto sulla stabilizzazione e rafforzamento degli organici del personale tecnico ed amministrativo. Con la prossima legge di bilancio, prosegue Legnini, sarà necessario trovare soluzione al terzo pilastro del processo ricostruttivo, quello dello sviluppo e del rilancio dei territori colpiti dai sisma. Cambiamo pagina, è terminata ieri sera la campagna elettorale, domani è lunedì al voto Chieti ed Avezzano. Ricapitoliamo chi si sfiderà nei due ballottaggi, il servizio. Termina la campagna elettorale in vista del ballottaggio a Chieti e Avezzano. Dopo il primo turno i toni dello scontro politico si sono a dir poco accesi in entrambe le città. Nel capoluogo teatino la partita è tra Fabrizio Di Stefano, candidato del centrodestra, e Diego Ferrara, candidato del centrosinistra. In questi giorni i due si sono scambiati attacchi pesanti, con il primo che ha accusato l'avversario di essere manovrato dal senatore Luciano D'Alfonso e il secondo che ha minacciato di procedere per vie legali. Ferrara, oltre a quello della propria coalizione, potrà contare anche sull'appoggio esterno del Movimento 5 Stelle, nonché su quello dell'intera coalizione di Paolo De Cesare, che, siglato l'apparentamento, diventerebbe vice sindaco in caso di vittoria del centrosinistra. Dall'altro lato del campo si è allargata anche la squadra di Di Stefano, che ha trovato l'intesa con l'assessore regionale Mauro Febbo. Seppur non si tratti di un apparentamento tecnico, i forzisti teatini ora appoggiano l'ex parlamentare, ricompattando il centrodestra. La stessa cosa però non è accaduta ad Avezzano. Nella Marsica, infatti, il centrodestra non ha raggiunto la quadra e Tiziano Genovesi correrà senza il sostegno di Forza Italia. Hanno proposto un accordo poltronistico, ha dichiarato il candidato
candidato sindaco del centrodestra. E la Lega, guidata da Luigi Deramo, lancia la carica in vista del voto di domenica e lunedì. Avezzano ha un appuntamento con la storia, ha detto con toni epici il coordinatore regionale del Carroccio. Rivale di Genovesi è Gianni Di Pangrazio, sostenuto da 8 liste civiche, ma anche dalla coalizione di Mario Babbo, il candidato del centrosinistra, terzo classificato al primo turno, che ha annunciato in extremis l'appoggio a Di Pangrazio. Lo scrutinio che determinerà la nuova giunta comunale di Chieti Avezzano inizierà a chiusura delle urne lunedì alle 15. La procura mira ad accertare il rapporto tra Giancarlo Masciarelli e Mauro Angelucci nell'inchiesta sulla bancarotta della OMA. Entro 60 giorni è attesa la perizia sui 2 telefoni cellulari dell'ex presidente della FIRA. Il servizio di Giuseppe Dintino. Sarà effettuata la copia forense dei 2 cellulari sequestrati all'ex presidente della FIRA, Giancarlo Masciarelli, uno degli indagati per concorso in bancarotta fraudolenta nell'inchiesta sul fallimento della società OMA. L'indagine sugli strumenti informatici sarebbe dovuta partire già a febbraio, dopo le perquisizioni, ma l'emergenza Covid aveva bloccato il procedimento e ora il consulente tecnico ha 60 giorni per consegnare la perizia alla procura, che mira così ad accertare se esistano ulteriori elementi che determinino il rapporto tra Masciarelli e il proprietario dell'azienda metalmeccanica, Mauro Angelucci. Era stato quest'ultimo a suo tempo a presentarsi spontaneamente in procura per autoaccusarsi della bancarotta e di falsi in bilancio. Masciarelli, a suo dire, avrebbe svolto per la OMA solamente un lavoro di consulenza dei conti. Per l'azienda era stato prima presentato un concordato preventivo, ma il titolare non aveva mai portato in tribunale il piano concordatorio per poi dichiarare inaspettatamente il fallimento. Il crack della OMA, che in Abruzzo ha 2 stabilimenti a Tocco e Castiglione da Casauria e un centro manutenzione a Bussi, ha fatto così perdere il lavoro a 330 persone. Ancora un agente aggredito nel carcere di Castrogno a Teramo. A denunciare l'ennesimo episodio il segretario provinciale del SAP, Giuseppe Pallini, che evidenzia come l'aggressione avvenuta ieri, che è fortunatamente costata a un assistente capo della polizia penitenziaria solo una contusione nasale, sia stata compiuta da un detenuto italiano già noto per analoghi fatti all'interno della sezione Alta Sicurezza 416 bis. Un'aggressione che per Pallini dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, l'allarmante situazione delle carceri italiane e in particolare di quello teramano, abbandonato da tempo dall'amministrazione centrale e regionale, è diventato ricettacolo di detenuti riottosi, ingestibili e psichiatrici che per effetto della miscela esplosiva determinata dal sovraffollamento delle celle e dalle endemiche carenze di personale e di polizia sono diventati ingovernabili. Pallini aggiunge inoltre come, nonostante il gravissimo episodio perpetrato dallo stesso detenuto, ancora non vengono prese le dovute iniziative disciplinari e l'allontanamento dall'istituto. Servono dunque provvedimenti urgenti e concreti. Ed ora il bollettino sul coronavirus nella nostra regione. In Abruzzo quest'oggi 42 nuovi casi di Covid-19. Vediamo. Sono 42 i nuovi casi di coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Di questi 7 riguardano la provincia dell'Aquila, 14 quella di Chieti, altrettanti quella di Pescara e 7 la provincia di Teramo. I positivi di oggi hanno età compresa tra l'1 e gli 84 anni. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 962, 72 sono ricoverati in ospedale, di cui 6 in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza oggi sono stati effettuati 205.994 test, di cui 2012 nelle ultime 24 ore. A comunicarlo è l'assessorato regionale alla sanità. 3 casi di positività accertata e casi sospetti. Sono diverse le classi delle scuole abruzzesi poste in isolamento. Anche la didattica di quest'anno così rischia di essere compromessa. Vediamo il servizio. È una scuola a mozzichi e bocconi quella in tempo di Covid. Mentre i contagi tornano a salire in tutta Europa, anche in Abruzzo si teme la seconda ondata del virus. A Silvi, dove attualmente vi sono 11 casi accertati, una classe e relativi docenti della scuola media Bindi sono ora in isolamento a seguito della positività, comunicata ieri dalla ASL, di un 13enne. Il ragazzino sarebbe stato contagiato dalla madre, che una volta scoperto di avere il virus ha immediatamente lasciato il figlio a casa prima ancora di sottoporlo a tampone.
tampone. Il gesto di responsabilità avrebbe così impedito che il virus dilagasse nella scuola e l'isolamento della classe, spiega il sindaco Scordella, è solo in via precauzionale. Ovviamente solo in maniera precauzionale è stata disposta questa quarantena per un'intera classe, però voglio rassicurare che il ragazzo già era diversi giorni che non veniva più a scuola, dunque siamo fiduciosi che non si sia manifestato questo contagio. E l'operato sia dell'amministrazione comunale che della dirigente scolastica è stata tempestiva. Preoccupazione anche al liceo Marconi di Pescara, dove il caso sospetto è di una studentessa ha fatto scattare la quarantena precauzionale di 15 giorni per classe insegnanti. La ragazza, a scuola fino a 2 giorni fa, effettuerà il tampone il 6 ottobre. Stessa situazione in una materna privata del capoluogo adriatico, dove è risultato positivo un bimbo di 4 anni, e a Scafa, dove è stato contagiato un bambino di seconda elementare. Isolamento quindi per classe insegnanti, autisti e assistenti di scuolabus. In periodo di emergenza sanitaria è indispensabile predisporre la quarantena anche per casi solamente sospetti, così da impedire l'effetto domino del virus. Il Covid però rischia così di compromettere anche quest'anno scolastico e l'istruzione degli studenti, che potrebbero essere costretti a continui stop della didattica. Prima stretta dei sindaci in concomitanza con l'aumento dei contagi anche in alcuni istituti. Questa mattina infatti il sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato un'ordinanza che dispone l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale in concomitanza con l'ingresso e l'uscita degli alunni dalle scuole. Il provvedimento, che prende le mosse dalle misure adottate su base nazionale e suffragate dalle autorità sanitarie, interviene temporalmente dal 5 al 15 ottobre in attesa che il governo proroghi eventualmente lo stato di emergenza che scade appunto alla metà del mese. Con l'ordinanza dunque sarà obbligatorio indossare le mascherine a tutela delle vie respiratorie anche all'aperto in prossimità e nelle aree adiacenti le scuole, nelle fasce orarie di ingresso e di uscita degli studenti. Da questo obbligo sono però esclusi i minori di 6 anni di età, nonché i soggetti con disabilità o affetti da patologie che rendano le stesse non compatibili con l'uso della protezione. E per l'undicesimo anno consecutivo torna nelle piazze abruzzesi Nonno Ascoltami, ospedale in piazza, la campagna di controlli gratuiti dell'udito che porta il tema della prevenzione dei disturbi uditivi in tutta Italia. 5 le tappe abruzzesi dell'evento che si svolgerà domenica 4 ottobre dalle ore 10 alle ore 19 all'Aquila, Pescara e Lanciano, mentre l'11 ottobre sarà la volta di Chieti e il 18 ottobre a Vasto il servizio. Mauro Menzietti, si torna in piazza, nelle piazze italiane, nelle piazze abruzzesi. Ecco, già forse esserci è qualcosa di speciale per Nonno Ascoltami. Quest'anno più che mai andava fatto uno sforzo maggiore, vanno riunite le forze e per scendere in piazza con maggiore entusiasmo, è un entusiasmo che non va frenato, la prevenzione non si deve fermare. Ripeto, quest'anno più che mai che abbiamo vissuto un periodo di grande difficoltà in cui l'udito è tornato alla ribalta, è tornato a essere importante per la didattica a distanza, per il telelavoro, per i nostri anziani che dovevano appunto mettersi in contatto con i propri cari attraverso un telefonino, attraverso un computer. Ecco che chi ha problemi di udito in questo periodo ha sofferto molto. Ecco perché Nonno Ascoltami, con rinnovato entusiasmo, torna in piazza con una logistica e con uno sforzo economico molto più importante, però quest'anno più che mai andava fatto per risolvere e per andare incontro alle persone che hanno sofferto di problemi di udito. Arriva come sempre dopo la festa dei nonni, nonni significa anche bambini, ecco, anche i giovani devono essere sensibili a questa problematica. Sì, è un po' la festa della famiglia, la festa dei nonni è la festa della famiglia e nei nonni abbiamo voluto vedere proprio la nostra azione di prevenzione. Non c'è nonno senza nipote, ecco che anche il nipote col suo telefonino, con le sue cuffiette e quindi col volume molto spesso troppo alto sta rischiando di avere dei danni permanenti al proprio udito e anche e soprattutto lì che va il nostro messaggio di prevenzione. Quanto vi è dispiaciuto non essere nel mese di marzo a Roma con quella grande festa tutti insieme per parlare di questo tema importante? Eh sì, è stato un grande dolore. Noi siamo membri italiani, rappresentanti italiani del World Hearing Forum, quindi Forum Mondiale della Sordità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi noi dobbiamo ogni anno organizzare la giornata mondiale dell'udito in Italia. Il 3 marzo ogni volta andiamo e portiamo tutti gli spazi
specialisti d'Italia, tutta la carovana della prevenzione. Quest'anno il Covid ce l'ha annullato, vuol dire che il prossimo anno lo faremo ancora meglio. Ed ora lo sport Serie B, seconda giornata di campionato ed è andata male per il Pescara che ha perso 3-1 a Reggio Calabria contro la Regina, un pessimo primo tempo, prima l'errore dal dischetto di Galano che ha fallito un rigore, ha colpito il palo, poi il Pescara è crollato sotto i colpi di Liotti, doppietta e di Menez, inutile il gol di Maestro nella ripresa. Paolo Renzetti. Fiera degli errori al Granillo, dove il Pescara nella prima trasferta stagionale crolla sotto i colpi di una Regina brava ad approfittare di una formazione arrendevole ancora in vacanza. Biancazzurri che escono sconfitti dal campo per 3-1. Pescara che nei primi minuti ha qualche difficoltà a proporsi in avanti, anche se i due portieri non devono effettuare interventi. Al 18esimo però, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Rossi frana addosso a Scognamiglio nel momento del tentativo di colpo di testa del difensore pescarese. Rigore netto con l'arbitro Capitolino che ben piazzato assegna il penalty dagli 11 metri. Galano spiazza Plizzari mandando però il pallone sul palo. Ancora un tiro dagli 11 metri fallito dal giocatore pugliese con il punteggio che resta così sullo 0-0. Gol mangiato, gol subito, visto però che al 23esimo Bellanova perde palla in maniera ingenua con Denis che si ritrova davanti a Fiorillo che riesce in qualche modo a respingere prima del tap-in vincente di Liotti. Regina 1, Pescara 0, con il Delfino che si lecca le ferite subendo la rete alla prima vera azione dei locali, ma il peggio deve ancora arrivare perché al 27esimo c'è il raddoppio locale con la traversa di Menez e la palla che finisce a Liotti con i difensori del Pescara fermi. Per il giocatore della Regina è un gioco da ragazzi insaccare la sfera per il 2-0. Delfino in grande difficoltà e che stenta a reagire rischiando anche con le ficcanti ripartenze dei calabresi che appaiono soprattutto fisicamente più pronti, trovando il 3-0 al 44esimo su pallone perso ancora sulla tre quarti e la rete di Menez che chiude la contesa di fatto con un tempo di anticipo. Pescara disarmante e Regina padrona del campo. Nel secondo tempo spazio ad Asensio per Seter che va a comporre la coppia d'attacco con Galano. Nei locali in campo Cionek per Gasparetto. I biancazzurri ci provano almeno a fare la partita con Oddo che manda poi in campo Masciangelo e Omeonga per Bellanova e Valdifiori. Sul terreno di gioco accade però poco nulla con il Delfino che gioca ora con la difesa a 3 con Bocic al posto di Memushai qualche minuto dopo. Tanto rumore per nulla con il match che non regala grandi sussulti fino al 25esimo quando Maestro segna di potenza e precisione dall'interno dell'area regalando un barlume, ma solo un barlume di speranza alla sua squadra. Mentre poi al 28esimo c'è da segnalare sul taccuino l'esordio nel Pescara del 34enne difensore Salvatore Bocchetti che entra al posto di Jaruzelski leggermente infortunato. Alla mezz'ora si rivede però la squadra di Toscano con un tiro di Menez che in area mette però a lato. La risposta del Pescara è affidata poco dopo a Masciangelo che con un tiro cross chiama Plizzari alla respinta. Si arriva ai minuti finali quando c'è davvero poco da dire e con la formazione di casa che arriva ad un passo dal 4-1. Per il Pescara arriva invece la prima sconfitta della stagione. Ora la sosta, la chiusura del mercato. Si tornerà in campo con l'Empoli il 17 ottobre ma bisogna cambiare registro e davvero in fretta. E ora la Serie C, vigilia di campionato per il Teramo che domani pomeriggio sarà impegnato al San Nicola di Bari contro i pugliesi di Auteri. Stamattina conferenza stampa del tecnico Massimo Paci che dovrebbe schierare l'ASIC sulla corsia di destra della difesa con Diachité e Piacentini centrali. 19 i giocatori convocati dallo stesso Paci, non c'è Soprano. Ascoltiamo dunque la conferenza prepartita dello stesso Massimo Paci. Mi aspetto che la squadra maturi, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento mentale nella gestione delle difficoltà. Domani incontriamo una squadra che probabilmente farà un campionato da protagonista. Questo non significa che andiamo giù a far la vittima sacrificale, anzi, 11 sono loro e 11 siamo noi. La partita andiamo giù a giocarcela. Sappiamo della forza dell'avversario, ma questo non ci deve intimorire. Ci saranno dei momenti difficili sicuramente e lì, per rispondere alla domanda, mi aspetto che soprattutto chi ha più partite nel proprio curriculum
abbia quella maturità di mandare messaggi all'interno della squadra, all'interno della partita stessa, di al momento di coesione in base alle difficoltà che incontreremo, è lì che si vede la maturità, lo stato, no, di crescita della squadra. Parlo di giocatori con più partite perché sono loro poi che hanno un po' più esperienza e sanno come gestire certi momenti, se ci saranno. Io credo che ci saranno, ma non significa che dovremo subirli quei momenti difficili, anzi, per noi sarà un momento di crescita. Rimango dell'avviso che noi una partita ce la giochiamo, perché loro sono molto forti, forse sono più forti di noi, ma non sempre la squadra più forte vince. Peggio dopo che abbiamo subito il gol, che tra l'altro era il primo tiro in porta che subivamo, la squadra non ha avuto una buona reazione, infatti due minuti dopo, tre minuti dopo abbiamo preso un altro tiro in porta, e è normale, ci sta, soprattutto per una squadra che adesso inizia a formare la mentalità, secondo me dopo le difficoltà del finale di stagione dell'anno scorso, e dopo la difficoltà del nuovo inizio, no? Con tutte le storie che sapete, e quindi me lo aspettavo, una reazione così, un po' quasi di scoraggiamento, e proprio lì sta il percorso di crescita, e per noi anche ieri in allenamento, in cui in certe situazioni potevamo far meglio, è un momento di crescita, è un'opportunità per crescere sia l'allenamento che la partita. Mi aspetto quelle risposte, spero non ci siano momenti difficili, ma se ci saranno mi aspetto quelle risposte. A Reggio, ripeto, potevamo far meglio dopo il gol, perché poi il secondo tempo io sono entrato dentro lo spogliatoio e mi sono arrabbiato molto con i ragazzi, perché si può prendere gol, ma in realtà fallisci solo quando molli, quando hai mollato, e quindi non permetto alla mia squadra di mollare, non permetto alla mia squadra di avere un calo mentale. Poi si può anche perdere, ci sta, nel calcio non, ripeto, il risultato non lo controlleremo mai, ma l'atteggiamento sì, e quindi domani per noi è un'opportunità per crescere da questo punto di vista. La squadra sta bene, Di Matteo non sarà convocato, Minelli non sarà convocato e Soprano stiamo valutando, ha svolto un leggero allenamento, adesso nel pomeriggio decidiamo la convocazione. Si può giocare a calcio in 10+1, nel senso che l'attaccante deve far gol, ha voglia che ci giriamo intorno. L'attaccante, il ruolo dell'attaccante è delicato perché viene valutato per i gol, e i gol dell'attaccante per la squadra sono vitali. Per me è importante la squadra, è importante che tutti e 11 corrano, perché l'atteggiamento fa la differenza. Poi certo, se l'attaccante come unico ruolo si sporca un po' di meno nella fase non possesso, ma è più proficuo in fase realizzativa, per me va bene. Se la mettiamo sul piano della qualità tecnico, non credo che c'è partita. Noi dobbiamo metterla sul piano dell'aggressività, sul fatto di saltargli addosso in ogni situazione e non farli ragionare. Il nostro miglior regista, come dico sempre alla squadra, è il contropressing, è la riconquista della palla, perché se non ci arriviamo magari con la qualità, ci possiamo arrivare con le riconquiste della palla e con quell'aggressività che in questo momento stiamo iniziando a vedere. Ed ora ascoltiamo anche le parole del tecnico del Bari, Auteri, Bari che ha vinto alla prima di campionato a Francavilla Fontana, soffrendo per 2-3, domani prima in campionato in casa al San Nicola per una delle favorite del campionato. In questo inizio stagione è molto difficile giocare ogni tre giorni, perché le squadre non stanno benissimo, perché i giocatori non hanno una condizione ottimale, per cui c'è grande dispendio energetico e si rischia soprattutto, per cui proprio adesso non va bene. Poi quando un gruppo è consolidato dal punto di vista fisico, magari più avanti sì, però il calendario assegna questo, lo dobbiamo fare, abbiamo cercato di gestire, penso che l'abbiamo fatto bene, abbiamo cercato di gestire un po' questi impegni. Questo è un campionato molto lungo e le cui posizioni saranno delineate partita dopo partita, i valori delle squadre, di sicuro la classifica più si va avanti con le gare e più esprimerà valori veri. Adesso non è il momento di fare ma proprio nessun tipo di valutazione, poi su noi, sul Teramo, si gioca, noi dobbiamo fare bene e dobbiamo affermarci in campo. Era tutto preventivato, in campionato no, chi ha diciamo un po' più di lavoro sulle gambe
nelle scelte iniziali è avvantaggiato, ma poi ci sarà come sempre bisogno di tutti, poi andremo incontro anche a partite infrasettimanali, per cui la giusta alternanza, la giusta rotazione. Adesso noi dobbiamo mettere tutti quanti allo stesso livello, abbiamo bisogno di 15 giorni di tempo, questi 15 giorni si giocheranno partite, dobbiamo fare punti, dobbiamo vincere, perché il resto conta poco, ma per vincere dobbiamo fare le prestazioni da squadra, e siccome abbiamo qualità è questo su cui ci dobbiamo soffermare, giocare da squadra, sempre tutti insieme in ogni istante delle gare. È un avversario che più o meno ha mantenuto la struttura dell'anno scorso, che ha fatto un campionato in cui ha ricavato meno rispetto al valore della rosa, ed è una squadra che è partita bene, è una squadra che ha organizzazione di gioco, qualità individuali, spessore fisico, giocatori anche esperti, è una squadra che gioca anche un buon calcio. E secondo me è una delle migliori, però anche se è molto presto per dirlo, quindi è subito un bel test. Poi noi sappiamo che ci dobbiamo mettere il 110%, perché tanto chi ci affronta, ed è giusto ed è normale che sia così, ha sempre le antenne dritte e livelli di adrenalina alta, perché è chiaro che giocarci contro può dare prestigio, ma noi questo non lo trascureremo mai, questo aspetto. Ed ora la Serie D, due scontri tutti abruzzesi nella seconda giornata del Girone F. A Castelnuovo, a porte chiuse, arriva il Pineto, all'Aragona di Vasto la sfida tra i biancorossi e il Giulianova, mentre il Notaresco avrà l'impegno interno contro il Rieti. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. La seconda giornata in Serie D presenta il doppio scontro tutto abruzzese. Dopo i primi 90 minuti le cinque compagini di casa nostra sono chiamate alla conferma, nel caso di Castelnuovo e Notaresco, oppure al riscatto totale Giulianova e Pineto o parziale Vastese. Ma i destini, molti, si incroceranno sullo stesso terreno di gioco ed è per questo che sarà un turno fondamentale. Si parte dall'Aragona, dove il Giulianova, sconfitto in casa dal Vasto Gerardi 6 giorni fa, se la vedrà con i biancorossi di Massimo Silva, reduci dal pareggio di Rieti. Punto questo che ha immediatamente cancellato il meno uno di partenza. Giallorossi che potranno contare sui gol di Saverio Pedalino, è lui l'uomo chiamato a portare in dote quelle reti indispensabili per poter disputare un campionato tranquillo. Sul fronte opposto anche la Vastese cerca un attaccante che possa fare al caso di Massimo Silva. Non a caso la società aragonese sarebbe vicinissima al prestito di un giovane attaccante, Tommaso Leon Bernardi. La punta classe 2001 dovrebbe essere ceduta con la formula temporanea dal Cesena. Per Bernardi 47 presenze in Serie D tra Savignano e Cattolica. Quello dell'Aragona sarà un derby aperto ai tifosi, ma con l'assoluto rispetto delle linee guida anti-Covid. L'entrata allo stadio sarà possibile a partire dalle 13.30. La società raccomanda di arrivare con anticipo per evitare assembramenti e per le verifiche da effettuare per i biglietti e gli abbonamenti nominativi con i rispettivi documenti di identità e la misurazione della temperatura corporea. Mascherina obbligatoria per l'accesso e il raggiungimento del proprio posto. Sarà a porte chiuse invece l'altro scontro tutto abruzzese, quello di Castelnuovo, dove la matricola terribile di Guido Di Fabio, uscita vincitrice in quel di Fiuggi, se la dovrà vedere con la voglia di riscatto di un Pineto che è partito in sordina, sconfitto nel derby dell'esordio dal Notaresco. Nei neroverdi assente per squalifica San Severino, mentre potrebbe esordire uno degli ultimi arrivati, Mario Titone, non l'ultimo cronologicamente, visto che l'organico di Di Fabio si è ulteriormente arricchito con l'arrivo dell'esterno offensivo classe 2002 Lorenzo Barbone. Nel Pineto invece saranno a disposizione gli ultimi innesti, Ahmed Meiri e Marco Sabatini, arrivati in settimana dal Teramo. Sicuramente un altro derby difficile, incontriamo una squadra neopromossa ma che ha l'entusiasmo alle stelle, avendo vinto a Fiuggi sappiamo le difficoltà del campo dell'Atletico Fiuggi, quindi è un organico collaudato che ha stravinto il campionato di eccellenza, quindi mi aspetto una partita difficile, però come dico sempre ai ragazzi il risultato finale è uscire fuori, ecco, da una prestazione sempre importante e una cura ben meticolosa dei particolari. Sicuramente una partita di calcio senza tifosi non è, lo spettacolo è per, diciamo, i fantasmi, perché senza nessuno si gioca per l'obiettivo, per i tre punti, però poi manca qualcosa a tutti quanti, sia noi in campo sia la gente fuori. Reduce dal miracolo sfiorato mercoledì pomeriggio, il Notaresco avrà il primo impegno casalingo proprio contro i Rieti, rosso-blu che avranno ancora un pizzico di amarezza per aver mancato col Pescara il terzo turno di Coppa Italia.
Italia, che era davvero ad un passo. Ma il campionato è l'obiettivo principale e il successo del Mariani Pavone è una spinta per proseguire la marcia cominciata una settimana fa. E questa è una partita importante per noi, però io l'ho detto sempre ai ragazzi, giochiamola tranquillamente, però il nostro obiettivo principale è quello del campionato. Dobbiamo essere concentrati sul campionato perché quello è il nostro vero obiettivo, vogliamo fare bene, vogliamo possibilmente vogliamo rimanere fino alla fine in alto, poi alla fine una squadra vincerà, ma noi io sono convinto che lotteremo fino alla fine per poter vincere questo campionato. E a proposito di calcio, vi ricordo l'appuntamento di domani, anzi gli appuntamenti alle ore 14.50 con diretta stadio e poi in serata alle 19.30 l'Abruzzo del pallone per vedere tutti i servizi e i gol delle gare del pomeriggio. Il TG6 invece tornerà con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.